Parliamo del progetto Giovani Carabinieri, che ha avuto subito un grande successo. Con noi ci sono Silvio Fauner e Daniele Fauner. Andiamo prima dai più giovani. Allora Daniele, una stagione molto positiva l'anno scorso, protagonista sia nel biathlon che nel fondo. È andata come ti aspettavi? Sì, è stata una bella stagione con anche dei bei risultati e speriamo che vada così anche la prossima. Ecco, biathlon fondo, ti faranno in tantissimi questa domanda: dove sarà il tuo futuro? Ancora non lo so. Ma può essere questa la stagione nella quale deciderai, sì, o è ancora sì, comunque può, c'è può tempo? Può essere questa, sì. E cosa ti aspetti da questa stagione? No, mi aspetto, ho lavorato tanto, mi aspetto dei bei risultati e speriamo che arrivino. Silvio Fauner, insomma, ti dà tante soddisfazioni, immagino, tuo figlio, come del resto tutto il gruppo dei Giovani Carabinieri, no? Direi di sì, abbiamo cominciato questo progetto l'anno scorso e un anno fa, questo progetto come collaborazione col comitato. Abbiamo cominciato prima con cinque atleti, quest'anno l'abbiamo incrementato un attimino e l'anno scorso ha dato dei buonissimi risultati e quindi speriamo di continuare un po' su questa linea. I giovani sono non solo il futuro nostro del centro sportivo, ma sono il futuro del comitato, sono il futuro dell'Italia intera, quindi come dicono di solito, chi ben comincia, speriamo di continuare.